volta che prendo un incarico di vendita di una casa avuta in eredità, chiedo sempre agli eredi se hanno provveduto all'accettazione tacita di eredità. E sai cosa mi rispondono? Certo, abbiamo presentato la denuncia di successione, ma non è la stessa cosa. Molti credono, sbagliando, che presentando la dichiarazione di successione, in automatico si diventi proprietari dei beni ereditati. In realtà la dichiarazione di successione è, per l'appunto, una dichiarazione che non implica la volontà di ereditare quei beni. Stai semplicemente comunicando al mondo di essere uno degli eredi legittimi. Ma accettare l'eredità è tutta un'altra storia. Infatti la legge dice che l'erede ha 10 anni di tempo per accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, se un minore, l'eredità. E perché si chiama accettazione tacita? Perché nel momento in cui l'erede decide di utilizzare o vendere il bene ereditato, significa che implicitamente l'ha accettata. Esiste anche l'accettazione espressa. Si va dal notaio o in tribunale e si dichiara di accettare l'eredità. E come si fa invece a formalizzare l'accettazione tacita? Semplice. Il giorno che farai l'atto di vendita del bene che hai ereditato, il notaio di parte acquirente, previo pagamento di una pratica che normalmente costa 500-600 euro, provvederà lui stesso a trascrivere l'accettazione in conservatoria. Allora la domanda è: devo pagare ogni volta che vendo una casa ereditata? No. Lo fai una volta e vale per tutti i beni ereditati da quella persona. L'importante è che si trovino nello stesso territorio dove opera la conservatoria. Altrimenti dovrai pagare più volte. Esempio, hai ereditato dallo zio 4 case, 2 a Cagliari e 2 a Bologna. Ebbene, pagherai l'accettazione 2 volte, una volta per le case di Cagliari e una volta per quelle di Bologna. Ti sono stata utile? Mi fa piacere. Allora metti un like, iscriviti alla pagina o al canale YouTube per avere nuove informazioni importanti sul mercato immobiliare.